Ciao ragazzi, qua è Omega, come state? Spero tutti alla grande, benvenuti in questo nuovo video. Ho deciso di fare la intro vecchio stampo con questo cappello, dato che, voglio dire, comunque era un bel po' di tempo che non la facevo. Allora, ragazzi, il video di oggi, finalmente, scusa, vabbè, io penso di averlo anche detto nei video di IT, ma per chi non lo sa, lo ridico velocemente, che siccome sto lavorando, sto facendo lavori a casa, insomma, sto facendo un macello, sono super occupato in questo periodo, tornerò presto a farvi video, quindi ragazzi, porto video non appena posso, non è che non voglio portare video, no, per carità, è che sono veramente tanto tanto occupato con il lavoro, lavori di casa, eccetera. Nel video di oggi vedremo, vi ricordo, il perché Cristiano Ronaldo si è innamorato della sua assassina che ha provato a ucciderlo mentre lui era in ospedale. Si sono dati appuntamento e adesso a quanto pare l'assassina ci spiegherà tutto. Quindi vi invito ovviamente a mettere un bellissimo mi piace, a iscrivervi al canale, mi raccomando ragazzi, fatelo, ci mettete solamente pochissimo così non potete perdere i prossimi video. E a seguirmi anche su Instagram che trovate qui in descrizione, vi basta cercare @ArianAnthony ragazzi e vi bastano 2 secondi per seguirmi così potete essere salutati a fine video e anche ai prossimi che farò. Quindi mi raccomando, ragazzi, che vi aspetto. Detto questo, il cappello me lo tolgo perché sennò lo spacchiamo ancora di più, che è già proprio mi ha rotto. E godiamoci questo nuovo episodio della vita reale da calciatore con il nostro CR7. Allora, ragazzi, vi ricordo che il video precedente vi lasciai appunto dove c'era Ronaldo che stava per incontrare appunto la sua assassina. Infatti, il video precedente è finito così. Questo video, che è praticamente correlato, inizia esattamente così: dove Ronaldo, che esce dalla sua nuova Mercedes prototipo, di cui vi ricordo che quest'auto ci è stata data in dotazione dalla Mercedes-Benz per cercare di spammare il più possibile questo modello futuristico. Però non è questa la nostra che merita la nostra attenzione, ma la nostra attenzione lo merita lei, di cui non sappiamo il nome né nulla, ma sappiamo soltanto che i due si vogliono parlare. Cristiano Ronaldo le ha praticamente confessato che si è innamorato di lei, e lei sembra non averlo ucciso nel momento in cui proprio gli aveva puntato una pistola in faccia per ucciderlo. Allora, vediamo cosa ci hanno da dire, cosa racconterà, e vediamo un po' che cosa. Di scoprire perlomeno chi ha provato a ucciderci. Allora, ragazzi, siamo subito passati alla parte clou. Attenzione! Allora, lei si chiama Ada. Cristiano Ronaldo ancora non ci crede. Allora, lei si chiama Ada. Ada sta dicendo che mentre prova a ucciderci si è praticamente innamorata di noi e del nostro fascino, e che è disposta a dirci tutto. Sa che ci siamo lasciati con Giorgina, sa un sacco di cose sul nostro conto. Non ci credo, ragazzi, non è possibile. Dice che lei è stata praticamente mandata da Messi e da altri quattro. Dice che siano uomini d'affari, non ha capito bene, a ucciderci. Ok, sinceramente la cosa è un po' terrificante perché Ada ci sta raccontando tutto quanto e sta dicendo che Messi, quell'infame ragazzi, cioè Messi non sa competere contro di noi che vuole a tutti i costi venirci a uccidere per toglierci di mezzo e avere la scena soltanto per lui. Allora, a quanto pare Ada ci sta raccontando tutto. Adesso vedremo, ragazzi, in parte il passato di Ada, in parte tutto quello che ha scaturito il nostro tentato fallito assassino, vediamola così. E ancora non ci crediamo, ragazzi, c'è di nuovo Messi in mezzo, pazzesco! C'è che adesso ci proteggerà e che vuole stare anche lei insieme a noi. Quindi, ragazzi, è fatta, ci siamo già trovati una nuova fidanzata, tra l'altro assassina professionista, così Ronaldo Junior come prova a farlo scemo lo sciogliamo. E ora vediamo, ragazzi, com'è la storia di Ada che ci sta raccontando, che sicuramente è meglio che stare qui a vedere loro due, sicuramente è. Allora, ragazzi, stiamo vedendo un ricordo di Ada di come penso sia avvenuto l'incontro per uccidere Cristiano Ronaldo. Penso che adesso stia finendo prima di fare una commissione e poi forse vedremo qualcosa. Allora, vediamo cosa succede adesso. Oddio! Lo stanno sparando! Spara, spara! Ma da dove escono questi pazzi? Allora, saranno sicuramente. Cioè, cambiamo subito arma. Muori, infame! Ancora? Attenzione ragazzi, ok, mi sono fatto un po' male però. Niente di che, dei colpi irrilevanti. Oddio, c'era uno proprio qui dietro. Uno c'era su qua, sul letto, e l'altro era qui. Allora, per sicurezza, come anche mi hanno insegnato dove mi sono addestrata, un colpo in testa a testa. Scusate il gioco di parole, un colpo in testa a testa. Ok.
Ragazzi, da qui, dopo che Ada finì questa missione praticamente per uccidere degli spacciatori nordcoreani, da cui ha avuto in poche parole una commissione, ricevette una chiamata al telefono da uno strano signore che le disse che le avrebbe proposto una grossa taglia di 4 milioni e mezzo di dollari, euro, sì, insomma, tanto poi alla fine la valuta poco conta. Se fosse andata a uccidere una persona importante. Dopo aver ricevuto il messaggio, ragazzi, chiamò e si fissò un punto d'incontro per l'appunto. Perché, ragazzi, Ada è un'assassina professionista, ve l'ho detto. Se volete un video sul suo passato, su come è diventata così, fatemelo sapere perché lo possiamo fare e potrebbe essere veramente bello. Tanto adesso diventerà praticamente la ragazza di Cristiano Ronaldo. Ecco, mi sono fatta un po' male, in effetti sta correndo un po' male. Dopo questa chiamata, Ada si fiondò immediatamente quando sentì una proposta di 4 milioni e mezzo, che sono veramente tanti, nel luogo in cui dovette fare questo incontro. Il problema è che non aveva un'auto, quindi dovevamo rubare un camper. In poche parole, che è quel camper che vediamo qui. A questo punto aspettiamo che Ada si diriga al punto d'incontro e vediamo com'è andata veramente la cosa. Ada, però, più da piano! Però, cioè, ragazzi, agli occhi di Ada poteva sembrare una trappola, perché comunque per un'assassina di taglia 4 milioni e mezzo è tanto, ma non l'avevano mai offerta così tanto. Così decise di sgomberare tutto senza che nessuno se ne accorse, perché non voleva avere assolutissimamente nessun dubbio, non voleva avere. Oh, come ha fatto a non morire quello? Non voleva avere né polizia né niente. Mi scusi. Poverino, non voleva ucciderlo, però deve morire perché non voleva. Devi morire, oh, quanto, ma che cazzo è mortale questo? Ok. Dicevo, siccome ragazzi non voleva avere alcun tipo di sospetto, la staccheremo anche la corrente dal quadro generale, che dovrebbe essere qua, sempre. Allora, io sparo tutto, cosa si dovrebbe spegnere? Eccola, ecco. Non potevamo rischiare, ragazzi, poteva essere una trappola, poteva essere qualche cosa. Quindi, staccata la corrente, siamo usciti fuori e abbiamo trovato appunto dei signori. Erano uomini d'affari, tutta gente ricca, tra cui uno cinese, uno nordafricano e gli altri non so. E mi dissero che volevano uccidere il noto calciatore Cristiano Ronaldo, di fama mondiale, 5 volte il pallone d'oro, uno dei migliori giocatori che la storia del calcio abbia mai potuto vedere. Al che mi sembrava una cazzata. E mi state prendendo per il culo? No, ditelo se mi state prendendo in giro. Il signore qui sta dicendo che è tutto serio, sta chiedendo gentilmente di abbassare la pistola perché non siamo dei selvaggi, ma siamo persone che fanno, oddio, affari. Al che, ragazzi, Ada vide Messi e si convinse, cioè si convinse che era tutto reale, perché sapeva tutti, tutto il mondo sa della faida tra Ronaldo e Messi, no? E questi quattro signori sono stati commissionati a loro volta da Lionel Messi, che ha deciso di mantenere la sua identità segreta, chiedendoci di non dire nulla a nessuno. Così, ragazzi, Ada, dopo questo incontro, riuscì a convincersi. Fatto questo, ragazzi, i signori diedero ad Ada una valigia con i 2 milioni e mezzo e quando gli avremmo portato Ronaldo ucciso, cioè morto, o poi gli abbiamo portato qualsiasi prova, ci avrebbero dato la seconda parte. Ideò un piano, tempo per cercare di capire cosa doveva fare e dopo una settimana avrebbe ucciso Ronaldo. E così, ragazzi, si recò al suo appartamento. Diciamo che parzialmente la storia è questa. Il problema è che quando gli uomini d'affari, grandi capi di aziende multinazionali scopriranno che abbiamo cambiato idea, manderanno sicuramente qualcuno a ucciderci. Un po' perso, cioè sembra come se non ci crede. Guarda Ronaldo, sono innamorata anch'io di te, quindi è tutto vero. Poi mi piace soprattutto il suo stile, ragazzi, quindi è tutto vero, Cristiano. Se vuoi posso uccidere Messi per te, cioè ci metto veramente pochi secondi ad andarlo a uccidere. Ma conoscendo ragazzi, Ronaldo dirà di no. Ricordo che Ada si è fidanzata con Cristiano e Cristiano ha avuto questo lampo di genio di dichiararsi la sua assassina nel momento della sua morte. Complimenti, Ronaldo. È proprio questo quello che temevo, Ronaldo, nasconditi! Ecco, ragazzi, è proprio questo quello che temevo. Che appunto sarebbero fossero. Aspettate, ci penso io. Vengono da là. Madonna! Dio, 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 spero che Ronaldo si sia nascosto. Ecco, ragazzi, io sapevo che sarebbero venuti a ucciderci. Non riesco a capire da dove vengono gli altri. Forse è meglio andare con questa. Ok, ragazzi, sembra che Ronaldo sia stato colpito. Allora, questo mi ha veramente seccato. Se pensano di potermi uccidere con le squadre speciali, si sbagliano veramente di grosso. Madonna, ragazzi, questo ragazzo è un portento. È un portento.
Basta, è meglio smettere di sprecare munizioni così. Ma sono finiti, quanti ne stanno? Renato, stai giù! Ma mori, mori! Ok. Basta, è finita, è finita, è finita. Ronaldo, scusa se gli ho macchiato la macchina di sangue. Ecco, ragazzi. Allora, è stato uno sfacelo perché mentre sparavo non sapevo manco io che cavolo stesse succedendo. No, questa è carica. Porca miseria, ragazzi, gli ho sporcato anche la macchina. Vedete, era proprio questo quello che intendevo. Fatemi prendere le loro armi. Che, appunto, qualcuno ha capito, forse ci ha seguito. E ha capito che non abbiamo più intenzione di uccidere Ronaldo e adesso dovremmo proteggerlo. Se volete per l'appunto un episodio particolare dove lei protegge Ronaldo da un assalto di gente che sono appunto mandati da Messi, un episodio sul suo passato, ragazzi, fatemelo sapere ovviamente nei commenti. Ragazzi, dobbiamo portare subito Ronaldo in ospedale. Sto cercando di andare il più veloce possibile. Ok, adesso attenzione, penso che, ecco, la macchina è stata danneggiata dagli spari. Sento Ronaldo bestemmiare che dice non mi spaccare l'auto, è un prototipo. Però ragazzi, non possiamo farci niente. Senza l'auto molto ovviamente io non dico che sarei morta, però avrei preso se ferite veramente gravi. Non so se sarei riuscita a proteggere Ronaldo. Comunque adesso, oddio, abbiamo in famiglia tre matti che guidano come matti. Ronaldo Junior, Cristiano Ronaldo e anche l'assassina. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, perché ragazzi la storia diciamo che è prettamente questa. Quindi iscrivetevi ovviamente, condividete video con i vostri amici, perché ragazzi abbiamo il passato di Ada da vedere e l'attacco sicuramente massiccio che faranno a casa di Cristiano Ronaldo, perché appunto adesso Ada lo protegge e lo voglio morto a tutti i costi. Detto questo, ragazzi, io vi invito a seguirmi tutti quanti su Instagram, che trovate qui in descrizione. Mi raccomando, ci mettete solamente 2 secondi a seguirmi, così potete essere stati in tutti i prossimi video. Vi basta cercare @RealAnthony, ragazzi, così nei prossimi video cerco di accontentarvi tutti e salutarvi. Ma non ho capito perché sta facendo questa strada, però vabbè, povera auto la sta letteralmente distruggendo. E con questo video è tutto, qua è Omegoz, ragazzi, noi ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Bella per tutti voi, ciao!